Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se qualcuno di voi ha avuto questo errore che avete visto nell'intro, probabilmente vi trovate nel posto giusto, o meglio, state per guardare il video giusto per risolvere questo errore. È un errore che non capita sempre, che a qualcuno non è mai capitato, a me è capitato, ad altri è capitato perché mi hanno scritto e poi li ho aiutati a risolvere il problema. Quindi ho deciso di fare un video, un tutorial su come risolvere questo problema nel caso capiti questo errore. È una cosa semplicissima, quindi se avete un errore di questo genere con i flight control, la soluzione è solo una: intervenire in maniera manuale. È una cosa semplicissima, lo possono fare tutti perché è veramente veramente semplice. Io vi faccio vedere la procedura che adotto io, che poi vabbè penso che sia quella più semplice da fare. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, guardiamo come fare per risolvere questo problema. Allora, per prima cosa ragazzi, dovete avere un telefono Android, ve lo fate prestare nel caso, cioè dovete avere installata l'applicazione FIMI, di modo che possiate andare a scaricare nel telefono il file, diciamo l'ultimo file disponibile come aggiornamento, quello che poi ha creato l'errore, nel senso quello che non vi viene aggiornato, perché non è che l'errore crea un problema al drone, è che non aggiorna il file control all'ultima versione. Quindi vi dovete far prestare un telefono Android se non l'avete, o nel caso ce l'avete già, siete a posto. Quindi installate l'applicazione FIMI, scaricate l'ultima versione, quando vi fa fare il download scaricate l'aggiornamento, l'ultimo aggiornamento disponibile. Quindi a questo punto vi basterà collegarlo al Mac o al PC. Vi si aprirà la schermata con all'interno tutto quello che c'è nel vostro telefono, andate a cercare la voce FIMI Logger, vedete che è questa, se la trovate chiusa andate ad aprire la cartella, a questo punto cliccate su firmware e vedete che c'è Flight Control, che è l'ultimo firmware disponibile, cioè l'ultimo che avete scaricato, perché qua all'interno della cartella firmware del vostro telefono troverete l'ultima versione di ogni firmware disponibile, cioè nel senso che in questo caso adesso c'ho dentro solo quello Flight Control perché avevo scaricato solo questo, perché io normalmente uso un telefono Apple, però per fare ovviamente questa procedura serve un telefono Android, solo per fare il passaggio del file, perché da un telefono Apple non si riesce a esportare il file control da inserire all'interno del drone. Quindi prendiamo il file control, lo esportiamo qua sulla scrivania. Ci mette un secondo perché tanto il file è veramente piccolo, quindi in un secondo troviamo il nostro file control, quindi chiudiamo quello che è, tanto adesso non serve più il telefono Android, ecco diciamo che il telefono Android serve solo per questo passaggio, quindi a questo punto già il telefono Android non serve più a niente, nel senso che serve per pilotare il drone se lo usate, ma se ve lo siete fatto prestare già è finito l'utilizzo che ne dovete fare. A questo punto vi trovate il file control qua, dovete solo rinominarlo, o meglio lasciare file control e andarlo a rinominare con estensione .bin, quindi scriviamo .bin. Ok, il Mac ci dice confermi di voler aggiungere estensione bin, facciamo aggiungi. Ok, adesso abbiamo il file control con estensione bin. A questo punto non ci resta che andare a scollegare il nostro telefono e andare a collegare il cavetto al FIMI X8. A questo punto accendiamo il FIMI. E adesso qua ci appariranno le cartelle, o meglio le memorie del nostro FIMI. Quindi adesso sul Mac appare, o su un PC quello che è, vedete è apparsa la memoria FC Upgrade. Ecco, questa è la memoria che ci interessa a noi, e dove diciamo vengono messi gli aggiornamenti per essere installati. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo saltato tutto il passaggio dal telefono che va al drone, che fa tutta la procedura per poi installare il file control. In questo caso cosa facciamo? Prendiamo il file bin che abbiamo creato, lo inseriamo all'interno del FC Upgrade. Ok, vedete che il file bin è già all'interno, perché tanto è talmente piccolo il file control, di solito è 600k, cioè 600 kilobyte, vedete 679, cioè veramente sono piccolissimi, quindi ci vuole un attimo. A questo punto il nostro FIMI ha all'interno il anzi ve lo sposto qua che così lo vedete meglio.
A questo punto il nostro FIMI ha già all'interno il file bin, però lo deve installare. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Andiamo a spegnere il nostro FIMI. Ok, lo scolleghiamo. Queste scritte espulsione non corretta, non fateci caso perché comunque non potete espellere la memoria, quindi anche se fate l'espulsione non ve la fa fare, quindi spegnetelo e basta. A questo punto abbiamo il file bin all'interno della memoria dell'upgrade del nostro drone. Basterà andare ad accendere il nostro drone. Vedete che lampeggiano tutti i LED, vedete come flashano i LED. Quando i LED flashano in questa maniera vuol dire che lui sta installando qualcosa. Vedete che adesso non stanno più flashando e adesso si sta riavviando. Praticamente lui ha installato il file bin che gli abbiamo dato e si sta riavviando. Aspettate magari un paio di minuti che siete sicuri che si sia installato tutto bene. A questo punto vi basterà andare a spegnere e riavviare il drone e tutto sarà a posto. A questo punto spegniamo il FIMI, lo andiamo a riavviare. Vedete che lui adesso si accende in maniera normale, nel senso non sta più flashando, niente, perché comunque il file bin una volta che viene installato poi viene rimosso automaticamente dal drone, quindi non è più all'interno della sua memoria. E infatti adesso lui si è avviato in maniera normale, vedete che i LED non hanno flashato né niente, quindi adesso lui è pronto. Quindi non vi resta che andare all'interno della vostra applicazione, andare a vedere le versioni del firmware. Se vi appare la scritta con l'ultima versione disponibile vuol dire che tutto è andato a buon fine. Questa è la soluzione che io mi sono trovato per risolvere questo problema, perché l'altra alternativa è scrivere a FIMI che vi invia il file bin e poi dovete fare questa procedura uguale. L'unica differenza è che anziché estrarre il file bin da un telefono Android vi arriva via email tramite FIMI, però è una procedura un po' più lunga, nel senso che dovete scrivergli, poi vi rispondono magari dopo un paio di giorni e quindi diventa una cosa un po' più lunga, nel senso in questa maniera fate velocissimo, perché comunque come il download dell'aggiornamento è disponibile, lo scaricate, ve lo installate e fate questa procedura. A me è successo questo errore, è successo due volte. La prima volta ho risolto scrivendo a FIMI che mi ha inviato il file bin, la seconda volta ho detto ma non posso, se mi succede ogni volta, fare tutta sta tarantella. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto di testa mia, ho fatto questa procedura, è funzionata per fortuna, non si sono creati problemi e funziona benissimo. Alla fine è solo il file che c'è all'interno del telefono che va rinominato in bin per farlo leggere dalla memoria FC upgrade del drone, perché nel formato che l'ha scaricato dal cellulare non ha fatto tutti i passaggi che farebbe diciamo installandosi in maniera wifi, quindi dovete solo rinominarlo in punto bin, però è veramente una stupidata. Poi avete visto, lo installate nella memoria FC upgrade e tutto va a buon fine. Aspettate dopo che hanno flashato i LED così un paio di minuti per sicurezza, dopodiché scollegate, riavviate ed è sicuramente tutto a posto. Ovviamente io non amo molto la procedura via wifi di aggiornamento. Tipo Autelivo per me è un po' più avanti in questa cosa, nel senso non più avanti, adotta tutti e due i metodi, nel senso si può aggiornare in maniera wifi o come l'aggiornamento, sia che sia un cioè proprio l'aggiornamento globale del firmware. Basta andare nel loro sito, si scarica il file bin, si installa, si trasferisce il file bin nella memoria SD del drone, si inserisce la memoria, si avvia il drone e fa tutta la procedura ed è molto più sicura che una trasmissione wifi, perché comunque una trasmissione wifi di un aggiornamento adesso tipo per il file controllo, che è un aggiornamento piccolissimo, sono 600 kg, ma tante volte gli aggiornamenti possono essere magari anche più grossi, quindi magari 30 mega, 40 mega di aggiornamento, per dire, quando hai anche la fotocamera. Però ragazzi, questa procedura di aggiornamento è solo per il file controller, perché comunque la memoria FC upgrade mi sembra che è di 3 mega, quindi non potete mettere un file più grosso all'interno dell'FC upgrade, mentre il file controller ha sempre questa dimensione piccolissima e funziona per quello. Stavo dicendo, quindi Autelivo ha tutte e due le procedure, via wifi che o se no andare a prelevare, scaricare il file bin direttamente dal loro sito, metterlo nella SD, inserire l'SD nel drone, accenderlo
e inizia in automatico la procedura di aggiornamento, ed è sicuramente la soluzione più sicura, ragazzi, perché dalla scheda SD difficilmente potrà succedere un errore, potrà esserci un'interruzione dell'aggiornamento, che sapete che l'interruzione di aggiornamento di un firmware diventa una cosa veramente complicata dopo da risolvere, mentre gli aggiornamenti solo tramite wifi a me non piacciono molto, perché comunque può succedere veramente di tutto durante il download, o meglio durante il passaggio di installazione all'interno del drone. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere come aggiornare il file controller del Filmic 8 nel caso vi dia un errore durante l'aggiornamento vi è stato utile, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente continuate a seguirmi su questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un tutorial, una recensione. Ciao!